live dal Palafiori di Sanremo nello spazio Book Sprint Edizioni. Sono qui con Raffaele Galantucci, autore di Media Tensione, un romanzo giallo. Buongiorno e benvenuto, come stai? Lei, bene, te? Benissimo, sono in ottima compagnia. Dunque, parliamo di questo romanzo, che ha a che fare in parte con quello che è stato il tuo lavoro. Sì. Perché tu sei stato elettricista, quindi hai avuto a che fare con i fili della tensione, sì, con l'elettricità. Così come Luca Bonelli, che è il protagonista di questo romanzo giallo. Esatto. Parliamone. Sì. Come nasce questo romanzo e soprattutto chi è Luca Bonelli? Ma Luca è un operaio come tanti. Che suo malgrado si trova coinvolto in una situazione un po' anomala per una persona normale, però pian piano alla fine riesce a districarsi abbastanza bene, con qualche problema insomma. È un romanzo avvincente perché c'è questo episodio, Luca ha un incarico a Vigevano insieme a dei colleghi, sì, e si imbatte in una cabina elettrica particolare, non particolare perché è diversa da tutte le altre, ma bensì perché contiene al suo interno cose molto particolari, sì, come diamanti e droga, stupefacenti, cose che sono state lì nascoste apposta, no? Sì. C'erano coinvolte delle persone che facevano questi scambi, pagavano la cocaina con i diamanti e poi lui li ha trovati e dopo ci sono delle situazioni diverse, diciamo. Si è catapultato in una dimensione abbastanza pericolosa e rischiosa, no? Che non gli appartiene perché è una persona normale. Operaio, quindi decide lui di collaborare con la polizia. Questa cosa non gli porterà pochi rischi. Beh, dei rischi ci saranno perché viene ferito, si trova coinvolto proprio in un traffico di droga e deve spostarsi in un'altra nazione per portare a casa della droga per conto di trafficanti e poi insomma, non finisce lì insomma. La sua vita cambierà completamente, verrà stravolta da questo episodio. Sì, però nel frattempo ho conosciuto una ragazza che gli cambierà a suo modo la vita. Sì, anche lei contribuisce a fargliela cambiare. Quindi è anche una storia di amore. Sì, di amore e anche di altre donne. Ci sono altre donne. Perché Luca è un tipo, è un po' sciupa femmine? O perché non ci so, sono? Lo scopriremo nel, certo, in questo romanzo. Certo. Ma come mai hai deciso di scrivere, come mai il titolo? Innanzitutto Media Tensione. Che Media Tensione è riferito alla cabina di Media Tensione in cui ritrova questa roba. Sì. E poi così avevo deciso di scrivere qualcosa quando sono andato in pensione per passare il tempo. Però dopo, per altri motivi, non l'ho mai fatto. 2 anni fa ho detto adesso provo, ce l'ho fatta, in un anno sono riuscito a scriverlo. Com'è nato il personaggio di Luca? Ti sei immedesimato? No, parzialmente per quello che riguarda il lavoro, diciamo, ma per il resto no. E caratterialmente non c'è nulla nel modo di affrontare la vita, di affrontare le peripezie, sì, c'è qualcosa, sì, di te? Sì, un po' sì. E come mai hai deciso quindi di ambientarlo? Perché, devo essere sincera, ci sono pochi romanzi che hanno come ambientazione il mondo anche operaio dell'elettricità, cabine, sì, elettriche e quant'altro. Quindi è anche abbastanza singolare come ambientazione. Difatti io, no, siccome sono un lettore, non ho mai trovato situazioni in ambienti del genere. E siccome faceva parte del mio lavoro, l'ho adeguato a questo. C'è qualcosa, a parte il lavoro di Luca, di te, a parte la tua penna ovviamente, qualcosa della tua vita? No. Qualcosa, vabbè, ovviamente la tua vita non, credo non sia stata così avventurosa negativamente, no, quindi no, sia stata anche meglio. Sì. In quanto tempo quindi hai scritto questo romanzo? Beh, diciamo circa un anno. C'è stato un momento in cui hai avuto il blocco dello scrittore? Magari non sapevi come far andare avanti la storia o ce l'hai avuta in testa dal primo momento? Ma no, l'avevo in testa. Anche alla fine, per esempio? Sì, ma l'ho sviluppato man mano, cioè la trama l'avevo in testa, però lo sviluppo è venuto gradualmente.
E a chi pensi si possa rivolgere questo romanzo, a parte tutti gli appassionati dei gialli? Non avrei idea. Io credo a tutti. Beh, dipende se uno è un lettore o meno. Beh, io credo che quando la trama è avvincente può appassionare anche un neolettore, uno che si avvicina. Sì. Per esempio questa copertina, complimenti, molto bella, perché è molto bella e ispira già ad aprire la prima pagina, a vedere cosa contiene, di cosa tratta. Però fondamentalmente all'inizio è un po' lento come romanzo, cioè non. Però bisogna cominciare ad ambientarlo nella situazione per avere uno svolgimento dopo. Perché qualcuno l'ha letto, ha detto che all'inizio un po', dopo invece è piaciuto. Bisogna affidarsi ed andare comunque avanti, perché la storia è la storia, quindi ha un incipit, un intermezzo e una fine, giusto? Certo, sì. E io credo che questo romanzo quindi sia rivolto a tutti, sia per tutte le età. Non c'è niente di. Se poi uno è un lettore, io per esempio leggo libri di qualsiasi genere. Hai avuto sempre la passione per la lettura? Sì, sì, sempre. Ripeto, io leggo anche. Anche prima di andare in pensione, quindi? Sì, ho cominciato a 14 anni a leggere libri, quindi ne ho letti un'infinità. Cos'è per te la scrittura, visto che ti sei avvicinato in questo momento? Quali sensazioni ti dà? Soddisfazione a parte? Soddisfazione, ovviamente. Sì. Ma è bello vedere, quando è pubblicato, vedere quello che hai scritto tu. La farina del tuo sacco. Diciamo così, sì. Vuoi dedicarlo a qualcuno, questo libro? C'è qualcuno che ti ha aiutato nella fatica di scriverlo? No, oppure non mi ha aiutato nessuno. Di realizzarlo, la spinta per dire fallo? Ho fatto tutto da solo. Chi fa da sé fa per tre. Ma no, non è quello. Siccome non avevo idea di cosa andavo incontro, no? Non ho detto niente né a mia moglie né a mia figlia. Niente. E poi quando l'hanno scoperto, quando hanno visto questo è il mio libro. No, ho mandato un PDF a mia figlia e l'ha letto dopo 3 o 4 giorni. Quando l'ha letto mi ha telefonato e dice: ma cosa hai scritto? E gli è piaciuto. E poi è stata lei a convincermi a farlo pubblicare. Quindi lei è stata la tua prima lettrice? Sì, la prima. Viva le figlie! Sì! Bene, e allora potremmo forse anche in un qual senso dedicarlo a tua figlia, che è stata la prima lettrice e che magari ti ha detto: ok papà, vai! Sì. Bene, e allora ti ringrazio Raffaele Galantucci, autore di Media Tensione, un romanzo giallo. Tu dici con un inizio un po' lento, io invece dico che sia sicuramente un ottimo inizio per far ambientare qualunque lettore in questa storia che ha qualcosa di vero, nel senso un lavoro normale, ma anche qualcosa di avvincente come la vita che vivrà in questo romanzo Luca che Bonelli. È una persona normalissima, cioè quindi è anche la visione di come una persona normale che fa un lavoro normale gli può cambiare la vita da un giorno all'altro con un semplice episodio, quindi lui si deve in un qual senso reinventare e conoscere nuovamente. Esatto. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te.